Gentili telespettatori, bentrovati in questa rubrica dedicata al telegiornale di Cilento Channel, dove si incontrano i personaggi del nostro territorio. Oggi, in virtù anche della nostra iniziativa a favore dell'ospedale di Agropoli, organizzata da Raffaella Giaccio, la nostra direttrice, con la fotografia simbolo della protesta, abbiamo ritenuto opportuno invitare Costabile Spinelli. Grazie, grazie Gianni, grazie dell'invito, ben trovato a te e a tutti i telespettatori di Cilento Channel. Allora, Costabile Spinelli è stato l'unico sindaco che nel 2018 si oppose alla decisione regionale sulla redazione del piano ospedaliero, e per questo, insomma, vogliamo approfondire maggiormente l'argomento con lui e capire anche quella che fu la risposta del TAR, per poi continuare in quella che è la nostra iniziativa, appunto, a favore dell'ospedale di Agropoli, pure perché dobbiamo sapere che entro il 31 dicembre 2021 ci sarà il termine di questa emergenza Covid, e quindi non sappiamo ancora quale sarà il futuro del nostro nosocomio, Costabile. Sì, grazie Gianni innanzitutto dell'occasione che mi dai per tornare su questo argomento, che è un argomento molto sentito, molto vivo, anche alla luce delle ultime disgrazie purtroppo che hanno toccato questo territorio, che non possono lasciare nessuno indenne, oppure ci fanno capire ancora, se ce ne fosse bisogno, di quanto è drammatica questa situazione, questa carenza del nostro territorio. Noi nel 2018 facemmo questo ricorso al TAR perché impugnammo il decreto del commissario ad acta con il quale veniva ridisegnata, riaggiornata la rete ospedaliera, ma per un motivo molto semplice, che faceva riferimento a un DM, il 70 precedente, che stabilisce degli standard nazionali, cosa che con quell'aggiornamento, almeno per quanto riguarda l'ospedale di Agropoli, non erano salvaguardati, non erano garantiti, per cui le prestazioni erogate non erano quelle previste da una legge nazionale. E siccome io credo fortemente che non ci può essere disparità di trattamento in una nazione fra le prestazioni che hanno i cittadini della nostra area, del Cilento, di Agropoli, e i cittadini magari di un'altra area della nostra nazione, c'era questa disparità, c'era questa discrasia che noi abbiamo sollevato, abbiamo impugnato in un'aula di tribunale. D'altra parte era l'unica cosa che si poteva fare, oltre quelle delle sensibilizzazioni, delle proteste, ma era quello la sede opportuna per impugnare quell'atto, nel merito il TAR non è entrato, ha semplicemente ritenuto affermare che non c'era, cioè non era la sede cioè in effetti eravamo di fronte, ecco, mi ricordo così, insomma, a una attuazione, a un ritardo di attuazione di quanto previsto da questo piano, per cui non era la sede competente, ma bisognava fare un'azione di sensibilizzazione, di diffida, di protesta nei confronti dell'ASL, perché alla fine potesse attuare e uniformare questo piano a quelle che sono le previsioni della legge nazionale. Mi sembra di aver capito che il TAR se ne è lavato le mani dicendo ha detto non è questa la sede, la previsione c'è, e quindi adesso va fatta un'azione di stimolo nei confronti dell'ASL affinché questo che è previsto nella legge, questo che è previsto nell'atto, poi venga di fatto realizzato. Questo è stata in buona sostanza, e qui vengo anche alla iniziativa che io condivido e che anzi sottoscritto, proprio perché mi riferisco alla petizione, alla vostra iniziativa che state portando avanti, perché credo che, ecco, proprio in tema di sensibilizzazione, proprio in tema, perché oggi si tende a far passare tutto sottotono, sotto traccia, si tende a dimenticare, si tende ad avere questo effetto di, come dire, di quasi di superficialità. Non la voglio definire superficialità, però diciamo di appiattimento, ecco, c'è il rischio di abituarsi poi a questo stato di cose, e questo è gravissimo e non lo possiamo consentire. Quindi va dato merito alla vostra iniziativa, che ho sottoscritto, perché bisogna far sentire forte la voce. Ma vediamo, in questi giorni il TAR si doveva pronunciare, ecco, e di questi giorni abbiamo visto gli operai della Whirlpool protestare dinanzi al TAR perché si doveva discutere l'impugnativa che hanno fatto i sindacati sui licenziamenti del personale, e anche quello è un modo per sensibilizzare, perché alla fine anche chi decide possa tener conto nell'applicazione di una legge che ci sono delle esigenze del mondo vero, del mondo reale, che è fuori, che è di carattere sociale, che è di carattere sanitario, che è
persone le esigenze che molte volte non trovano riscontro, non trovano risposte. E quindi questo è quanto mai importante, un'azione di sensibilizzazione, un'azione di scuotere, di smuovere le coscienze affinché questo problema poi trovi risposte. È evidente, e aggiungo, che forse se in quell'occasione, anziché di far arrivare un solo comune con un ricorso, insomma, noi avessimo avuto la possibilità di far arrivare tanti comuni, più comuni, una a rete, sollevare una rete di persone che, insomma, anche rispetto a un problema così importante, ecco, insomma, se prendo ad esempio gli operai della Whirlpool che sono dinanzi ai tribunali, forse non uno ma più comuni presenti, costituiti in questo giudizio, forse avrebbero indotto anche a fare delle decisioni non tanto, diciamo, pilatesche, ma forse entrare nel merito e dire questo è il momento buono perché ti diffido a fare quello che, insomma, è previsto negli atti aziendali. Qual è il consiglio che puoi dare, insomma, a chi vuole ancora insistere in questa protesta? Cosa possiamo fare, Costabile? La protesta... ti stavo chiamando sindaco, perdona. No, perché è una carica che ho ricoperto per 9 anni. Esatto. Infatti, mi faceva dedizione. Piacere poi chiederti anche un po' qualche considerazione in merito alle ultime elezioni a Castellabate. Dicevo, secondo te, ecco, che cosa possiamo fare per continuare questa lotta in virtù anche della cessazione dell'emergenza, perché non sappiamo quale sarà il futuro dell'ospedale di Agropoli. È un momento storico importantissimo, siamo, io credo, un momento cruciale. Il piano nazionale, il PNRR di cui si sta tanto parlando, mette a disposizione delle risorse ingenti. Sono 6 le missioni che questo piano prevede, la sesta riguarda la salute, cioè quindi c'è un tema importante che riguarda la salute, proprio perché c'è questo ritardo nella nostra nazione, i LEA, i cosiddetti livelli essenziali, devono essere adeguati all'intero territorio nazionale. Per cui gli investimenti, e parliamo di 15 miliardi, quasi 16 miliardi che sono destinati su questa missione, quindi ripeto la 6 che è dedicata alla salute, devono essere spesi. E ricordo, e qui mi piace sottolineare anche come, grazie al ministro Carfagna e per il ministro per il Sud, il 40% di queste risorse saranno destinate al Sud. Quindi è questo il momento importantissimo, cruciale, storico, che non ritornerà più, per poter dare delle risposte ai nostri territori e ai nostri cittadini. Ma chi si deve attivare? Il comune? Titolo V della Costituzione. La regione? La Costituzione, queste materie, la materia sanità, è demandata alle regioni, quindi c'è la conferenza Stato-Regioni che dovrà poi ogni regione attuare il proprio piano per poter applicare, poter trasferire nei propri territori queste risorse. E nel PNR, infatti in questo piano, in questa missione, che ripeto è la 6, si comincia a parlare, è tema le case di comunità, gli ospedali di comunità, quindi ci sono le previsioni per un modello organizzativo di sanità diverso che risponde ai territori e appunto uniformi in tutto il territorio nazionale questi livelli essenziali di assistenza. Per cui questa è, credo, l'occasione unica, storica, irripetibile per poter parlare di sanità, per poter immaginare e riorganizzare la sanità nei nostri territori. Sarebbe imperdonabile perdere questa occasione, ma poi perché l'azione, ecco, la vostra azione, la sensibilizzazione anche delle coscienze, sensibilizzazione anche, diciamo, dell'opinione pubblica, del sentimento popolare, non si deve abbassare non deve essere sopita, perché in questo momento deve partire dai territori, cioè quindi le esigenze dei territori devono essere messe in un piano, in una riorganizzazione. Si parla della costruzione di 138 ospedali di comunità, noi abbiamo un ospedale qui presente che deve essere riorganizzato. L'importanza del pronto soccorso, l'ho detto prima, abbiamo vissuto e io, insomma, l'ho vissuta da vicino, l'ho toccata conoscendo direttamente le persone, che significa la tragedia di perdere un giovane, un figlio di 15 anni, insomma, mi fermo, non voglio andare su questa cosa, ma per far capire, ma questa come tante altre tragedie, come tante altre difficoltà del nostro territorio, insomma, non trovano risposte, e l'importanza di questo tema. Per cui, ripeto, che cosa si può continuare a fare? Voi avete fatto un'azione importante, mi auguro e spero che tanti si uniscano a questa azione, a vario modo, a vario titolo, però
diano forza, ecco, insomma, a questa iniziativa. E dall'altra parte la politica locale, la politica regionale, non si faccia trovare impreparata su questo tema, su questa riorganizzazione, anche perché nel nostro territorio abbiamo 5 ospedali, Rocca d'Aspide, Polla, Sapri, Agropoli, Vallo della Lucania, che devono essere comunque riorganizzati perché sono tutte e 5 in sofferenza, quindi non possiamo pensare di organizzare qualcosa che riguarda il tema, è molto più importante, riguarda un territorio, un comprensorio che è dotato di 5 ospedali che sono tutte e 5 in sofferenza, con attività che vengono anche fatte in fotocopia e che non hanno poi la possibilità di dare oggi le risposte al nostro territorio e ai nostri cittadini, fermo restando che il problema numero uno di tutti quelli è avere il pronto soccorso, perché l'emergenza fondamentale, tutte le scelte che si devono fare in questa sede, in questa direzione, sono proprio, devono secondo me partire proprio da quella che è la rete dell'emergenza. Chiarissimo. Senti, allora facciamo un attimo un excursus sulle elezioni amministrative di Castellabate. Il 3 e 4 ottobre la comunità di Castellabate ha scelto Marco Rizzo come nuovo sindaco di Castellabate nei confronti degli altri due candidati, Luisa Maiuri, sindaco facente funzioni uscente, e Domenico Di Luccia. Come analizzi il voto di Castellabate, permettimi, anche in virtù di una popolazione che è andata al voto del 55%, insomma un po' bassa, diciamo così, la metà degli elettori, sì, più o meno, questo, non hanno votato. Questo è un dato purtroppo ricorrente, è un dato nazionale, nonostante si tratti di amministrative dove c'è un coinvolgimento diretto, c'erano tantissimi candidati, quindi c'è una partecipazione, almeno dovrebbe esserci una partecipazione maggiore, però nonostante tutto c'è questa percentuale, che però devo dire in linea, perché più o meno insomma i numeri sono quelli anche rispetto alle passate edizioni, alle passate tornate amministrative. Pensavo fossero più alte le scorse 5 anni fa, quando tu vincesti erano 5.800 votanti, quindi siamo 5.900, quindi siamo, ecco, siamo lì, insomma questo è un dato più o meno abbastanza consolidato, ecco, diciamo così. L'analisi che faccio, l'elezione è la più alta forma di democrazia, quindi va rispettato l'esito, va rispettato i responsabili. E credo che, insomma, io almeno la mia esperienza l'ho vissuta con un grande senso di responsabilità, perché questo ruolo, questa indicazione popolare, appunto deriva da questa indicazione popolare, ti mette, almeno è il caso mio, ma credo per chiunque, ecco, una grande responsabilità, ti arriva. E la vivi con la voglia, l'impeto, la dedizione per poter dare impulso, per poter dare un contributo al territorio, sapendo che tante persone hanno riposto in te le speranze, hanno riposto in te fiducia, quindi diciamo è un motivo in più per dare maggiori stimoli, per dare maggiori energie. L'analisi che faccio è che il voto va rispettato, un'affermazione plebiscitaria, anzi considerando il dato dei votanti e considerando i risultati delle altre liste, oggi non c'è un'indicazione popolare plebiscitaria, ma va rispettata e quindi insomma credo che ognuno nella società deve fare il proprio lavoro, deve dare il proprio contributo, chi amministra ha il dovere e la responsabilità di amministrare, chi sta all'opposizione deve dare il contributo anche in maniera critica, se c'è da criticare, in maniera costruttiva, se c'è da costruire, se c'è da dare una mano, portando a continuare, e io credo e auspico che si continuerà a fare il lavoro che in questi anni è stato fatto, perché insomma la crescita è sotto gli occhi di tutti, quello che è stato fatto è sotto gli occhi di tutti, la politica tende a cancellare o demonizzare quello che è successo prima per cercare di ripartire, mettersi dare un punto fermo, un punto di partenza, invece credo che la politica, ma di tutti, indipendentemente da chi è chiamato in quel momento a governare, debba avere anche un processo, continuare in un processo e continuare anche nelle azioni. È chiaro che poi ognuno, chi vince, ha il diritto di dare la propria
impronta, però non dimenticare quello che è la strada maestra, che è quella del bene comune, della collettività e della crescita, come in questo caso, insomma, che deve comunque continuare per un territorio che comunque è importante, che deve e deve continuare in questa direzione. Senti, tu sei stato anche vittima di una polemica durante la campagna elettorale, se ho capito bene, testata ha riportato il fatto che tu avessi spostato dei voti su Domenico Di Luccia. Beh, questa è una cosa sicuramente... Vuoi chiarire bene qui su Cilento? Io l'ho fatto già con un post sul mio profilo, sulla mia pagina, ho già chiarito bene questa cosa, perché la ritengo offensiva innanzitutto dei cittadini, che non sono pacchi postali, che possono essere spostati da una parte all'altra. E poi non sarebbe stato corretto, non è nel mio stile, non mi appartiene, non è una cosa che io avrei mai immaginato, avrei mai potuto fare. Cosa diversa invece avere rapporti, perché avere rapporti personali significa anche rispettarsi indipendentemente dalle collocazioni nelle liste. Io ho rispettato, io ho amici, voglio dire, in tutte le coalizioni, in tutti gli schieramenti, e parlavo prima, ho parlato durante e ne ho parlato dopo, per cui se questo per qualcuno significa fare manovre losche, io le cose che ho fatto le ho fatte sempre alla luce del sole, col giudizio delle persone che mi stanno vicino e anche chi non mi è vicino, e quindi i giudizi li ho sempre rispettati, quindi queste sono cose assolutamente gratuite, che non lasciano il tempo, che lasciano il tempo che trovano e che sono solamente frutto di visione e di menti contorte. Ecco, io adesso non posso però perdere, chiedo scusa ai telespettatori e a Costabile, non posso perdere l'occasione per chiederti delle amministrative di Agropoli che si terranno tra qualche mese. Qualche rumors, insomma, è circolato rispetto alla ipotetica tua candidatura. Vuoi smentire, vuoi davanti alle nostre telecamere confermare? Dimmi tu, perché lo sai, è un discorso, un ragionamento che facciamo volentieri con l'amico Costabile Spinelli, perché oltre a rispettarlo come politico, come persona, insomma, c'è un'amicizia che ci lega da tempo. Questo lo dico e l'ho sempre detto da sempre. No, ma non sfuggo, Gianni, alla domanda e non sfuggo al tema, che è inevitabile, che insomma tu da giornalista avresti sottoposto. No, non sfuggo a questa cosa. Ne abbiamo parlato prima, guarda, l'importanza, i servizi, ormai il nostro territorio è un territorio importante, vasto, insomma, che in crescita, è in crescita. E quindi a livello è evidente che parlare dei problemi del Cilento significa indirettamente parlare anche dei problemi di Agropoli, come parlare dei problemi magari del comprensorio, e questo non mi lascia insensibile, credo di averlo dimostrato, ma mi appartiene come sensibilità. E poi per quanto riguarda questo discorso, sì, se ne sta parlando, non posso negare, ci sono amici, un gruppo di amici con i quali si sta portando avanti dei discorsi, però voglio dire una cosa che a me piace particolarmente e che mi tocca di più, che oltre quella degli addetti ai lavori, io incontro tante persone, gente comune, gente che mi chiede, che mi stimola, che mi non dico spinge, ma che mi fa la domanda e chiede, è curiosa e vuol sapere. Ecco, questo è un segnale credo bello, perché partecipa, perché è appassionato, perché viene anche in qualche modo dalla gente comune, che credo che quello che poi alla fine debba essere messo al primo posto e va considerato di più. Certamente è un tema sul quale si sta discutendo, e credo che nelle prossime settimane sul quale sicuramente torneremo. Bene, mi fa piacere. Allora, Costabile, io ti ringrazio come sempre per aver accolto il nostro invito. Se vuoi aggiungere qualcosa finale, no, altrimenti salutiamo i nostri telespettatori. Grazie a voi dell'invito, grazie per l'azione di sensibilizzazione, l'ho detto prima, che state facendo, è importante. Anzi, invito a sottoscrivere anche la petizione, perché, come ho fatto io, perché dobbiamo in questo momento importante, decisivo, far sentire che i territori
non dimenticano, i territori ci sono, i territori stimolano. Gli amministratori fanno il loro dovere su tutti i livelli, io non amo criticare, non amo andare, insomma, a scagliare, non mi piace scagliarmi contro, perché sono convinto che chi si candida, chi amministra, lo fa con senso di responsabilità, cercando di fare il bene della propria comunità. Però l'azione di stimolo è fondamentale, lo dico da amministratore, da persona che ha amministrato, avere uno stimolo, avere un'opinione pubblica, avere una, insomma, una, non voglio usare il termine pressione, ma mettere attenzione, non spegnere i riflettori su questo argomento è fondamentale, perché ripeto, le decisioni ci saranno, nei prossimi mesi saranno, ci saranno decisioni importantissime da assumere, e credo che, insomma, far tenere alta l'attenzione su questo tema è una cosa, è oltre che un nostro diritto, ma è anche un nostro dovere. Per cui grazie per questo lavoro che state facendo, e grazie anche dell'invito che mi avete fatto questa mattina. Io ne approfitto in chiusura anche per invitarti lunedì 25 di ottobre, dove Cilento Channel, presso l'oratorio Giovanni Paolo II, si attiverà per una prossima iniziativa sempre in favore dell'ospedale di Agropoli, dal titolo Ospedale di Agropoli, quale futuro? Ovvero una trasmissione allargata a tutti, a tutte le parti politiche, non solo agropolesi ma anche territoriali, ai cittadini, per discutere tutti insieme su questa, su questo argomento, e capire magari, ecco, dove potremmo eventualmente incidere affinché si possa avere magari un'ipotetica firma magari dal direttore generale dell'ASL su quelle che saranno una volta per tutte diciamo le decisioni da prendere sull'ospedale di Agropoli. Penso ci sarai. Assolutamente. Ti sei già... ci sono già, ti confermo già la partecipazione, perché questo è un tema sul quale, come ho detto prima, non bisogna essere indifferenti. Bene, grazie a Costabile Spinelli. Grazie a voi, grazie ai telespettatori di Cilento Channel, e grazie ancora. Grazie e arrivederci a una prossima occasione.